Ciao a tutti e bentornati su Pikmin 2! Nello scorso episodio, presso la sorgente sconcertante, abbiamo esplorato una nuova caverna chiamata Sala da Bagno per recuperare dei nuovi tesori. Oggi direi di proseguire la nostra avventura su questo titolo perché ci manca soltanto una cava da esplorare e qualche tesoro. Uno di questi tesori si trova proprio in questa zona dove abbiamo tirato via tutta l'acqua, quindi mi porto dietro dei Pikmin bianchi e dei Pikmin blu, sperando che mi seguano. Ok, pian pianino mi stanno seguendo. È perché gli manca il fiorellino e quindi sono, come dire, lenti. Eccolo lì il tesoro che stavamo cercando. Ce n'è uno proprio lì. Aspettiamo che lo estraggano dal terreno e poi lo portiamo presso la nave. Mamma mia, servono un sacco di Pikmin. Allora, cerchiamo di distrarre questo. Bravissimo. Così almeno loro in mezzo possono attraversare la zona tranquillamente. Ok, ce l'hanno quasi fatta. Hanno quasi consegnato quella specie di conchiglia gigante. Sembrerebbe una conchiglia. Vediamo cosa ci dice la nave. Valore 60. Nome Squisitezza Corazzata. Allora, mi servono solo i Pikmin blu, quindi rimandiamo nelle loro cipolle e sull'astronave i Pikmin gialli e bianchi. Me ne sono rimasti solo 5 di Pikmin bianchi, quindi usiamoli bene. Volevo andare da questa parte, sconfiggere i nemici che popolano questa zona, ce ne sono addirittura 3. Sono abbastanza pericolosi, eh. Allora, vediamo un attimo cosa riescono a combinare. Magari se li separiamo forse abbiamo qualche chance. Uno è andato. Arrivano gli altri due. Magari li possiamo prendere alle spalle. Sì, direi proprio di sì. Occhio, occhio. Qualche Pikmin lo perderemo sicuramente. Ok, bravissimi. Bravissimi. Mentre voi mi portate questi esseri alla base, io intanto con gli altri Pikmin vado a buttare giù quel muro. C'è anche questo da recuperare. O almeno iniziamo a buttarlo giù, perché c'è sicuramente roba interessante da quella parte. Ok, ce l'hanno fatta. Nel frattempo è iniziata una nuova giornata, perché prima è arrivato il tramonto e mi sa che da questa parte non c'è nulla di interessante. O meglio, no, no, fermo, 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 scusami. No, via, 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 via. Intanto attacchiamo anche quello, già che ci siamo. Cerchiamo di tenerlo a terra. Ha 5000 Pikmin addosso e continua a saltare come un grillo. No, ci deve essere un tesoro qui da qualche parte. Credo che ci convenga prendere i 5 Pikmin bianchi per riuscire a estrarlo dal terreno. Deve essere sottoterra. Eccoci qua. Allora, rimaniamo su questa striscia di terra che però mi sembra abbastanza larga. Mandiamo tutti i Pikmin che ho a disposizione. Quello credo che sia il punto dove si nascondono. Ok, credo che abbiano trovato qualcosa. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Naturalmente farò trasportare l'oggetto ai Pikmin blu, che adesso si uniranno allo scavo. È praticamente una cipolla. Fantastico. È una cipolla. Ok. Allora, rimandiamo i Pikmin bianchi dall'altra parte. E invece voi mi trasportate la cipolla alla base. Perfetto. Quindi la caverna si trova dall'altra parte della mappa. Ce l'hanno fatta! Mi hanno trasportato la cipolla a destinazione. Vale 30 e si chiama Cipolla Bis. Mi aspettavo un nome un po' più altisonante. Invece diciamo che si sono trattenuti. Sto portando altri oggetti alla base, più che oggetti, cadaveri di esseri che abbiamo sconfitto prima. E adesso volevo
visto che probabilmente in quella zona lì c'è un tesoro, sbloccare quel ponte. Sì, occhio a non rimanere schiacciati. Questo dobbiamo tenerlo in acqua. Vai, bravissimi. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Così, mentre i miei compari portano questo personaggio alla base, 1, 2, 3, 4, 5, gli altri si occupano di completare il ponte. Che poi non so a cosa serva questo ponte, sinceramente. Boh, noi completiamolo lo stesso. Poi al massimo dopo si vedrà. Il ponte è stato completato, quindi adesso prendiamo i Pikmin gialli e li mandiamo dall'altra parte per far sì che raccolgano il tappo, ma oltre naturalmente a quello vadano a distruggere anche la barriera elettrica. Vediamo se ce la fanno. A parte che si bloccano lì, facciamo in modo che la maggior parte di loro si impegni in questo modo. I Pikmin blu me li porto dietro perché c'è un'altra barriera da distruggere. Ciao, fatemi che buttare giù questa barriera. Occhio a questo che si nascondeva in mezzo all'acqua. Visto che hanno tutti il fiore, in teoria dovrebbero impiegare poco tempo a disfare questo ostacolo. Vediamo. Vorrei che tutti lavorassero, però c'è qualcuno invece che si sta riposando. Perché tanto di lì spazio ce n'è a volontà. Perfetto. Allora, qui i Pikmin sono un attimo bloccati. Ah, regà, dai. Buttatemi giù sta barriera. Ce la potete fare. Spero di non aver condannato quei Pikmin. No, ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta. Si sono messi all'opera, per fortuna. Ok, qui ce l'hanno fatta, benissimo. Adesso andiamo di qua. Anche ai Pikmin gialli non manca più molto. Andiamo a recuperare i Pikmin blu che dovranno trasportare il tappo alla base. Gli assegniamo anche questo nemico e questo gettone. Allora, aspettiamo un attimo perché dovrebbero aver quasi finito, E ce l'hanno fatta! No, 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 non dovete venire in acqua. Era proprio quello che volevo evitare. Allora, non prendetemi il tappo. Voi dovete semplicemente prendere e andare di nuovo dall'altra parte dove c'è il ponte. E si occuperanno i Pikmin blu del tappo. Non preoccupatevi, andate di là. Mi siete tornati utili solo per distruggere quella barriera elettrica. Benissimo. Quindi, quanti Pikmin servono? 15. Così dovrebbero bastare. Andiamo a recuperare gli altri che sono tornati alla base. Ce l'hanno fatta! Dovrebbe essere il tappo di una confezione di pomodoro. Illusione ottica. Ok, allora possiamo lasciare giù anche i gialli, perché tanto la zona dall'altra parte è praticamente piena d'acqua, quindi non rischiamo di perdere questo tipo di Pikmin. Piuttosto prendiamo qualche Pikmin blu in più. Addirittura adesso me ne posso portare dietro 100 di Pikmin blu. Ne ho talmente tanti. Andiamo. Ok, sono arrivati tutti. Occhio, perché qui ci sono un paio di mostriciattoli da far fuori. E proviamo così. Aspettiamo che carichino. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Niente, purtroppo uno è riuscito a prenderlo. Ah, vai, 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 vai. Conviene girare con un piccolo gruppo di Pikmin, mi sa. Ce l'abbiamo fatta. Vai, 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 ragazzi, saltategli addosso. Eliminatelo prima che torni nella tana. No, per un pelo. Mancava veramente pochissimo. Partito. No, stavolta non ti salvi. Mi spiace, stavolta non ti salvi. Ok, uno l'abbiamo eliminato. Adesso pensiamo all'altro. Questi hanno anche il fiorellino, Questi hanno anche il fiorellino, quindi sono più gustosi. Solo che picchiano anche più forte. Vai, 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 vai. Sconfitto, benissimo. Ok, questa zona l'abbiamo ripulita. Poi
Andiamo a uccidere anche loro. Senza perdere Pikmin, per favore. Benissimo. Non raccogliamo nulla. Dobbiamo soltanto liberare questa zona. Purtroppo abbiamo perso un Pikmin. No, siamo riusciti a salvarlo giusto in tempo. Abbiamo trovato anche la caverna che mancava all'appello. Fantastico. Allora, siamo tornati in zona. Credo che qui ci sia qualcosa di interessante. Vediamo un attimo. Magari riusciamo a tirare via l'acqua da questa parte. Intanto ho trovato un altro oggetto da raccogliere. Benissimo. Credo che per recuperare l'oggetto là sopra ci serva anche il secondo comandante. Quindi facciamo una bella cosa. Proviamo prima a far salire Olimar e poi gli passiamo i Pikmin che gli servono. Ok, eccolo che sale. Adesso lo spostiamo in avanti, solo che per spostarlo in avanti prima dobbiamo abbassare questo. Benissimo, facciamo scendere. Mandiamo dei Pikmin qui sopra che dopo tiriamo via. Ma magari li tiro via successivamente, nessun problema. Poi lo facciamo scendere qua. Mandiamo dei Pikmin qui. Lo facciamo scendere qui sopra. E lanciamo dei Pikmin qui. Ok, lui con i Pikmin che ha può provare ad avvicinarsi a quell'oggetto, anche se credo gliene chiedono un sacco di Pikmin. Proviamo a lanciarglieli sopra. Ah, con calma bisogna mandarglieli, ok. Li mettiamo qua e poi solleviamo direttamente la pedana. Solo che gliene serviranno un bel po'. A parte che io, va bene, ho tantissimi qua. Cerchiamo almeno di tirar giù l'oggetto, poi portarlo alla nave è il meno. Ok, Olimar, credo che questi Pikmin ti bastino. Perché salire con i Pikmin credo che sia molto molto difficile. Conviene sfruttare i due comandanti. Allora, prima che la giornata termini però, raccogliamo tutti i Pikmin. Gli altri credo che siano alla base. Spero. E entriamo dentro la caverna. Così almeno nel frattempo iniziamo già a ripulire questa zona. Interessante, in questa cavità sembra esserci molta acqua. Purtroppo sono una macchina molto sensibile all'umidità, quindi dovrete andarci da soli. Perché mi guardate con quella faccia? Sono una macchina molto costosa. E va bene, vengo anch'io, ma quest'uso sconsiderato di beni aziendali verrà punito. Andiamo, 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 che sta anche scadendo il tempo. Servono tutti i Pikmin, ma credo che troveremo delle Cromanville al suo interno. Allora, si chiama Castello Immerso. Dicevo, credo che troveremo delle Cromanville, anche perché non avrei potuto portare altri tipi di Pikmin in quella zona, dato che era piena d'acqua. Proviamo a distruggere questo velocemente, senza che tutti i Pikmin blu prendano fuoco. Maledizione. Mi scusi, no, non si faccia prendere dal panico. Oddio, ne ho ancora due infiammati. Ma dai! Ok, ce l'abbiamo fatta, così possiamo procedere. Meno male. Purtroppo sono lenti a danneggiarlo adesso. Ok, è andato. Di lì si scende, eh. Occhio ragazzi, occhio. Hanno trasportato quell'oggetto alla nave. Valore 35. Nome? Anello glassato. Ah, ma era una ciambella? No, no, ammetto che non sembrava una ciambella. Ragazzi, venite, 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 venite. All'attacco! Vai, adesso! Quando non è infiammato è un avversario che si può affrontare abbastanza facilmente. Ha lasciato anche
tipo un anello di legno. Non lo so, sembra un anello di legno più che un biscotto, se devo essere sincero. Ok, credo che non ci sia nient'altro da raccogliere. Andiamo a dare un'occhiata velocissima di qua. Vado in avanti scoperta. Ho detto, vado in avanti scoperta, ragazzi. Tortino, consegnato, benissimo. Valore 25, anche troppo. Nome antidieta, ci sta, ci sta, il nome è bellissimo. Allora, qui non c'è niente. Vediamo cos'è sta a fare, che sembra un disco di legno. No, è un biscotto, è un biscotto. Nome esca per insetti. Anche, anche. E va bene, vi lascio lì insieme al presidente, al president. E procediamo verso il piano successivo. Così non rischiamo di bruciare nessuno. E si va. Livello 2. Non lo so, però mi ricorda una zona che ho già visitato. Oh, guardate cosa c'è. Guardate cosa c'è. Vai, 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 facciamolo fuori, facciamolo fuori, facciamolo fuori. Occhio che si mangia tutti i miei Pikmin però nel mentre, eh. Ok, l'abbiamo ucciso. Loro adesso verranno con noi. Benissimo. E lui insieme a questa specie di biscotto lo portiamo presso la nave. Perfetto. Valore 10. Nome biscotto comodo. Come biscotto comodo? Scusa, cosa vuol dire? Vabbè, non importa. C'è anche questo da purtroppo uccidere. Ci conviene attaccarlo dall'alto, sapete? Però prima, visto che ho un sacco di esserini a disposizione, buttiamo giù le due pareti che ci sono a destra e a sinistra. Loro non temono l'acqua, quindi possiamo tranquillamente utilizzarli come se fossero dei Pikmin blu. Guarda che veloci! Così sì. Così sì. Boom, barriera abbattuta, perfetto. Poi, questi qua li attacchiamo così. Venite via, venite via, venite via. Vai, 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 vai. Tutti addosso, tutti addosso, tutti addosso, tutti addosso. Credo che abbia subito dei danni, eh. Comunque è ancora mezzo stordito. Finché non lancia nulla, saltiamogli addosso e tiriamolo giù. Vai, 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 vai. Ce l'abbiamo fatta. Voilà, un problema in meno. Sblocchiamo anche questa zona da questa parte. Credo che il muro lo butteremo giù abbastanza facilmente. Vedo una bella ciambella da quella... da quella parte. Là in alto. Qui hanno quasi finito il lavoro. Sono stati velocissimi anche in questo caso. No, dobbiamo andare di qua. E poi credo che dobbiamo sbloccare il passaggio verso il prossimo livello. Ma prima prendiamo questa ciambella glassata. Mentre loro la trasportano, noi ci liberiamo la strada. E poi dobbiamo andare a vedere cosa c'è dall'altra parte. Spero di non creare un problema, eh. No, no, ok, ok, ok. Di qui si scende. Invece da questa parte vedo parecchia acqua. Occhio a quel nemico. Ciambella consegnata, benissimo. Valore 40. Cuscino cioccolatoso. E ci può stare come nome. Però di qua mi sembra... non lo so, mi sembra un livello che avevo già esplorato, questo qua, su Pikmin 4, qualcosa del genere. Ok, procediamo.
Sì, era molto simile a questo. Non c'era semplicemente l'acqua. Lì sopra vedo un ragno. Ne vedo un altro. Non credo che scenderanno, eh. Ok, hanno consegnato anche questo oggetto che si chiama valore 60. Dovrebbe essere tipo un nastro. Confetto rotondo. No, credo che sia sempre un dolce anche quello. Tesori recuperati e si va. Livello 3. Procediamo. Allora, vediamo un attimo com'è strutturato. Da questa parte c'è un ovetto. Spero che contenga del nettare. Non contiene del nettare, ma comunque roba utile. Benissimo. Poi lì c'è un ragno. Ci conviene separare i Pikmin dai Colmin e usare i Colmin per distruggere questi meccanismi, visto che loro non sono deboli all'elettricità. Poi vediamo cosa c'è qui dentro. Nettare. Però loro mi pare che il nettare... No, se lo filano il nettare, se lo filano. E vedo una Cromanvillea bianca lì dietro. Proviamo a recuperarla perché ci tornerà sicuramente molto molto utile. Intanto occhio a questi scarabei, perché con i Pikmin blu non so quanto ci convenga attaccarli. Magari possiamo invertire. Mandiamo in avanti i Colmin e il presidente si occupa di gestire i Pikmin blu. 1, 2, 3, 4, 5. Così recuperiamo dei Pikmin bianchi. Più che altro perché hanno la capacità di vedere gli oggetti sottoterra, che ci potrebbe tornare molto utile. Li veniamo a prendere con il capitano Limar. Oh no, 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 ti prego, lui no. Ma che cos'è? I miei ricettori ottici lo vedono, ma i miei sensori non lo individuano. Forse la sua forma fisica è legata a un'altra dimensione. Attaccarlo sarebbe inutile. Se solo potessimo fargli avere sembianze fisiche, ma nel suo stato attuale... Pericolo, pericolo, pericolo. Dobbiamo andare via. In qualche modo dobbiamo andare via. Accidenti. Il problema è come andiamo via con i Pikmin bianchi. Facciamo che separarli. Voi quattro con me. Non mi aspettavo sinceramente di beccarlo quell'essere. Poi con ancora dei tesori da raccogliere non è il massimo, insomma. Vai, tiratelo giù, che ha dato molto fastidio prima ai Colmin. Boom, via. Vamos. Eccolo, eccolo l'oggetto che stavo cercando. Sì, vabbè. Però aspettate, no, aspettiamo che torni indietro. Vediamo che giro fa. Il mio problema sono i Pikmin bianchi. Beh, siamo stati anche abbastanza veloci. Occhio che arriva, occhio che arriva, occhio che arriva. Dai, ma ci sono... Accidenti, ci sono millemila... oggetti ancora da raccogliere. Facciamo così. Mettiamo al sicuro i Pikmin bianchi. Lì sopra non dovrebbe salire. Lì sopra non dovrebbe salire. Mettiamo al sicuro anche i Colmin. Qui abbiamo rischiato un po', eh. Occhio che c'è anche un ragno lì. Bravissimi.
Ottimo lavoro. Portare questo oggetto alla nave sarà una vera impresa, però. Credo che sarà veramente un'impresa. Adesso. Vai, 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 ragazzi, vai. Anche voi, sbrigatevi. Io intanto lascio giù i Pikmin che non mi servono per non rischiare di perderli. Non l'ho visto passare di qua, quindi forse da un certo punto di vista possiamo stare tranquilli. Ok, tappo consegnato. Benissimo. 100 monete, attivatore d'attività. Nel caso metto i Pikmin là sopra, che così sono al sicuro. E con il presidente andiamo a sbloccare il passaggio. Venite, venite ragazzi, ho bisogno di voi. Biscotto consegnato. 50 monete. Nome. Materasso gustoso. Ci servono quelli viola per riuscire a sconfiggere quel nemico, perché l'abbiamo già incontrato su Pikmin 4. Ok, qui sopra dovreste essere al sicuro. E si va. Mamma mia, appena in tempo. Appena in tempo. Abbiamo ripulito la zona? No, in teoria c'è ancora un tesoro, ma dobbiamo prenderlo. Non possiamo fare finta di niente. Vediamo cosa fa. No, io ragazzi vado. Vado perché non posso rischiare di perdere tutti questi Pikmin. Si va, si va. Il tesoro lo recuperiamo dopo. Livello 4. Vediamo cosa ci aspetta in questa zona. Però sinceramente essere inseguito da quella creatura non mi piace per niente. Cerchiamo di sbloccare subito il passaggio. Usiamo i Pikmin bianchi. Ehi, che... oddio! E questo qui da dove salta fuori? Mi scusi! Ma lei, questo attacco a sorpresa? Da dove caspita è saltato fuori? Avevo controllato e non c'era nulla in zona. No. Posso dirvi la verità? Forse conviene fare una cosa del genere. Andare in avanscoperta con... no, adesso non più. Adesso, 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 adesso. Bisogna ucciderlo, bisogna ucciderlo. Ah, non è rimasto danneggiato. Però bisogna attaccarlo il più possibile prima che crei un'altra di quelle sfere esplosive. Benissimo. Un problema in meno. Dicevo, vai in avanscoperta con Olimar. In modo da far cadere magari tutte le bombe. Lì c'è l'uscita. Lì c'è uno scarabeo dorato. Non è stato danneggiato. Qui c'è... ah, sì, 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 miei, 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 miei. Venite, 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 venite. Bravo, attivati. Io intanto me ne vado. Sbaglio o continuano a cadere, però? Vieni qua. Ok, trovato. Trovato un tesoro. Oggetto recuperato. Come si chiama? Pallida passione. Benissimo. Comunque non conviene girare con troppi Pikmin, perché i nemici sono sempre lì dietro l'angolo. Parete sbloccata. Benissimo. Quanti ne servono? 6? Gliene lanciamo 6. Credo che non ci sia nulla da raccogliere in questa zona, o sbaglio? No, c'è un altro oggetto qua da raccogliere. Mi ero dimenticato di quello. Oh no, è arrivato il nostro amico. Caspita. E come lo evito, mo? Mo diventa divertente. Perché voi non avete consegnato questo? Beh, se pattuglia quella zona da quella parte, potremmo anche skipparlo. Però io volevo recuperare l'oggetto mancante.
Vediamo come l'astronave ribattezza questo oggetto. 90. Protone AA. Perché non so se attaccare questo nemico per recuperare quell'oggetto. Via, 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 via. Prima che ne crei un altro, attacchiamolo subito. Dicevo, non so se recuperare questo oggetto e portarlo alla nave oppure tirare dritto verso il piano successivo. Vediamo quanti... Servono 15 Pikmin. Appena hanno consegnato, switch sul presidente. E... Via, 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 via. Dov'è? No, sta andando di là. Non posso rischiare. Niente. Recupero quell'oggetto dopo, perché sennò me li schiaccia tutti. Livello 5. E qui forse finalmente potremo affrontarlo, perché ho visto una specie di arena. Infatti, livello finale. Oh, finalmente lo possiamo affrontare, tanto sappiamo come sconfiggerlo. Quindi ho lasciato indietro solamente due oggetti, 1, 2, 3, 4, 5. Ci servono quelli viola di Pikmin, che li farò gestire però a uno dei due astronauti. Mentre l'esercito grosso direttamente dall'altro. Ok, allora ci siamo. Dividiamo qua i Pikmin. Quindi presidente, lei si occuperà di attaccare con i Pikmin viola. E io mi occuperò di dar fastidio a quell'essere con il resto della squadriglia. Dovrebbe arrivare. Oh mio Dio. Perché tanto il problema... Il problema sono... I due rulli. Una volta che glieli abbiamo distrutti, siamo a posto. Siamo a cavallo. Perché tanto lui prenderà e scapperà in giro per la mappa. Come un vero e proprio codardo. Non stategli davanti, stategli dietro. Olè! E mo ci divertiamo. E mo ci divertiamo. Squadriglia con me. È debolissimo come nemico, come potete vedere. È debolissimo. Solo che bisogna colpirlo con i Pikmin giusti al momento giusto. A parte che scappa in continuazione. Non credo che possa ricreare i rulli che aveva prima. Sì, però prima di trovare quelli viola qua passa un'eternità. Oh, finalmente. Vai. Ragazzi, vai, vai. Su, forza. Dai che è quasi andato. Ancora un paio d'attacchi e ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Olè. Cos'è? Un megafono tipo? È una specie di megafono praticamente. Che bizzarro. Lo spettro è svanito nel nulla. Ma cos'era? La scansione di superficie indica la presenza di un componente di color rosso vivo. Portiamolo subito alla nave e vediamo di che si tratta. Ecco fatto. Vediamo un po'. Valore 100. Nome. Cono chiassoso. Che affronto, i colori di questo oggetto sono più brillanti del mio scafo. Devo collegarlo alla sveglia di cui andava così fiero il nostro stimato presidente. Procedura completata. Ho assemblato i due oggetti in uno sradicofono. Adesso potrai far germogliare i Pikmin dal terreno solo con il tuo richiamo. Beh, buono. Così non dobbiamo estrarli uno alla volta. Credo che abbiamo recuperato tutto e si torna in superficie. Si va, si va, si va. Guardate quanti tesori abbiamo recuperato e ne mancano due all'appello, ma li recuperiamo subito, non preoccupatevi. Questo dovrebbe essere il tesoro del livello 2 che prima avevamo lasciato indietro. Nome Biscotto Convincente. E questo invece era l'altro. Vediamo come si chiama. Credo che sia una specie di insalata. Bontà Bonbon. E rieccoci qua. Allora, dobbiamo recuperare per completare quest'area al 100% ancora un oggetto che si trova
dall'altra parte della mappa, andiamo a prenderlo immediatamente con i Pikmin blu, mentre i Pikmin viola li lasciamo qui alla base. Questa quantità di Pikmin blu dovrebbe bastare. Eccolo qua. Allora, se non sbaglio, 15 Pikmin... No, ne servono 20. Mi ricordavo 15, non so perché. Vabbè, li mando tutti così prima arrivano alla nave con questo oggetto, meglio è. E ce l'abbiamo fatta! Eccolo qua, una specie di bullone. Vale 100. Nome, busto da massaggio. Abbiamo recuperato, se non sbaglio, tutti i tesori presso quest'area, quindi possiamo tranquillamente far arrivare il tramonto e andiamo a vedere un po' il risultato finale. È stata una bella giornata, ricca di avvenimenti importanti. Abbiamo esplorato anche una caverna, abbiamo incontrato un vecchio amico, che poi in realtà su Pikmin 4 l'abbiamo reincontrato, non incontrato per la prima volta, perché per chi ha giocato tutti i capitoli della saga in ordine ha reincontrato quel nemico su Pikmin 4 un'altra volta, mentre io, avendo giocato prima il 4, qui è come se lo avessi reincontrato. In ogni caso, questi sono solo dettagli. Il resoconto di oggi, vediamo un po'. Adesso mi farà vedere solo gli ultimi tesori che ho raccolto. Siamo a 14.324 monete. Abbiamo perso qualche Pikmin, ma non importa. Ricordi la collina vicino a casa nostra? Lui? Non ti piaceva stare all'aperto e ti portavo lì per farti amare le piante. Alla fine abbiamo anche mangiato qualche insetto. E rieccoci qua. Come potete vedere, abbiamo completato anche la sorgente sconcertante. Nel prossimo episodio inizieremo la Terra di Promesse e credo che in 3 video riusciremo a completare anche questa zona. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci rivediamo in un prossimo contenuto dedicato a Pikmin 2. Alla prossima!